avete avuto quello che vi aspettavate da Elisabetta Gardini e adesso ci avviamo verso una succosa conclusione, perché abbiamo ancora un saluto della senatrice Alessandra, Maria Alessandra Gallone, Comunicazione e Territorio, Commissione Territorio e Ambiente, Forza Italia, e poi ci ha, mantenendo la sua promessa, raggiunto Vania Gava, sottosegretario dell'Ambiente, che ringrazio perché è reduce da una mattinata d'inferno, a quanto ho capito. Quindi dopo la senatrice Gallone abbiamo Vania Gava e il professor, last but not least, il professor Vincenzo Pepe, Fare Ambiente, prego. Grazie a tutti, grazie per l'invito, grazie professor Pepe, grazie per la magnifica moderazione. A me dispiace molto di non aver potuto partecipare all'inizio di questo convegno interessantissimo, perché eravamo impegnati, come sa il sottosegretario Gava, come sa la collega Patti Labate, proprio in Commissione Ambiente per dare il nostro parere sul DEF, quindi sul decreto di economia e finanza, molto importante, su tutta la parte che concerne l'ambiente. Io non avrei voluto entrare in un merito politico, ma purtroppo non posso esimermi, dopo l'intervento molto duro dell'amica Elisabetta Gardini, che ha appena lasciato il nostro movimento politico per trasferirsi da un'altra parte, perché avrei preferito, insomma, che non si entrasse in un merito così specifico, perché anche a me è capitato di cambiare in corso d'opera. Però non mi sono mai permessa, ho sempre spiegato le mie motivazioni, ho sempre spiegato il perché di un'azione, ma soprattutto quando non è presente la persona interessata, secondo me non è corretto fare un intervento del genere, quindi e mi fermo qua. Forza Italia sta combattendo dal primo giorno a livello parlamentare perché le questioni ambientali non restino solamente slogan o parole magiche con le quali si pensa per magia di cambiare le cose, ma per fare sì che il momento della transizione che tutti stiamo vivendo diventi sostenibile per tutti, soprattutto per il mondo dell'impresa. E invece da questo governo il mondo dell'impresa è vissuto come qualcosa di altro da sé. Gli imprenditori, soprattutto gli imprenditori che si occupano della produzione o dello smaltimento dei materiali e dei rifiuti, vengono percepiti innanzitutto come persone che non vanno bene, come persone con le quali avere innanzitutto un rapporto di pregiudizio, come persone da controllare e da sanzionare, mentre invece noi stiamo cercando di portare avanti il pensiero che lo Stato deve essere amico soprattutto del mondo delle imprese in un momento così particolare, e proprio per andare oltre il pensiero unico, no, che si diceva. Sulla questione della plastica nella fattispecie, la plastica non è assolutamente un materiale da demonizzare. Io vengo da Bergamo è stata anche la sede di residenza di Giulio Natta, quindi proprio noi abbiamo scuole intitolate a Giulio Natta. E quindi la plastica l'abbiamo vissuta come amica, non come nemica, e quello che stiamo portando avanti è proprio il discorso del come deve essere utilizzato al limite questo materiale e come deve essere correttamente poi smaltito e riciclato. E c'è il problema dell'end of waste, c'è il problema, io sono un disco rotto, ogni volta che salgo su un palco non faccio altro che parlare di questa cosa, però voglio dire, è più di un anno che noi abbiamo impianti bloccati, impianti di riciclo bloccati, perché il sistema delle autorizzazioni è bloccato, perché l'Europa ha dato una direttiva per la quale le autorizzazioni devono essere emanate a livello centrale e non più a livello regionale o provinciale, perché c'è stata una sentenza del Consiglio di Stato italiano che ha avallato questa direttiva, quindi ha dato ragione, ma questo succedeva più di un anno fa, e nelle more del passaggio autorizzativo il Ministero non ha ancora emanato i decreti, o almeno dei decreti che appunto nelle more di questo passaggio consentisse l'emanazione delle autorizzazioni e consentisse agli impianti di poter lavorare. Quindi
io vorrei parlare di sostanza, più di, lo sappiamo quello che c'è da fare, appunto. Siamo in un momento della transizione, ma ci vuole tempo, ci vuole accompagnamento, ci vogliono risorse stanziate, perché sul romanticismo le imprese non vivono, perché ci sono in ballo posti di lavoro, tanti posti di lavoro. Infatti oggi saluto la mia collega, la senatrice Toffanin, che è candidata tra l'altro alle europee nel nord-est, e quindi io insieme, lei in commissione lavoro e in commissione ambiente, cerchiamo di unire le nostre forze proprio su queste tematiche, e quindi io le starò accanto rompendole molto le scatole perché lei su questo tema possa essere il più possibile. Stiamo studiando tanto, perché poi le cose vanno studiate, stiamo incontrando tanto. Quindi la nostra preoccupazione, il nostro impegno, quindi la preoccupazione è che si stia agendo in maniera romantica ma non concreta, che si stia agendo sul sistema sanzionatorio e non sul sistema del sostegno, che non siano dedicate le risorse adeguate alla ricerca, all'innovazione tecnologica, perché tutto può essere superato anche semplicemente dando una mano, dando incentivi, non pensando solo alle sanzioni, ma dando incentivi e mettendo in condizioni le imprese di poter lavorare nel migliore dei modi. Anche il decreto salvamare, bellissimo, il pescatore può raccogliere dal mare, eccetera, però una formazione non è prevista, un sistema di regole non è previsto, noi cercheremo di dare il nostro contributo da questo punto di vista. Quindi non mi voglio dilungare tanto, voglio soltanto dirvi che stiamo lavorando in questo senso. Io incontrerò il presidente Tajani, mi confronterò col presidente Tajani, che sicuramente ha fatto uno, voi sapete che quello che poi si va a leggere sui giornali, se è decontestualizzato, non si comprende nella maniera migliore. Comunque, siccome io ho la responsabilità del Dipartimento Ambiente a livello nazionale di questo, del mio partito, è ovvio che farò qualsiasi cosa che è nelle mie possibilità per divulgare questo tipo di pensiero. C'è un'azione che non vada sul pensiero unico, ma che sia razionale, non semplicemente romantica, perché tutto il sistema funzioni. E come si diceva prima, si accennava alla questione della Cina, e pretenderemo e grideremo con forza che tutto quello che sarà poi, che saranno i nostri rapporti con tutto un mondo, che è quello sì che produce disastri, sia sempre basato sulla reciprocità. La reciprocità delle regole, la reciprocità dei pensieri, perché l'Italia è comunque avanti anche rispetto agli altri paesi europei, ma va lasciata lavorare, cioè gli imprenditori vanno alleggeriti, e quindi anche i produttori della plastica. E la comunicazione, è giusto, è chiaro, la comunicazione è importantissima. Io lo racconto sempre, ricordo la mia prima esperienza in Senato nella 16ª legislatura, correva l'anno 2008, tutto cominciava, io presentai un disegno di legge sull'educazione ambientale, presentai un disegno di legge sulle gite a sfondo ambientale, dove invitavo le scuole a far raccogliere rifiuti piuttosto che pulire sentieri. I ragazzi mi massacrarono, mi dissero: mandi sua figlia a pulire i sentieri, mandi sua figlia a pulire le strade. L'ho ripresentato questa volta, è attualissimo, e finalmente hanno compreso che c'è questo percorso. Noi dobbiamo lavorare tutti insieme. Dobbiamo lavorare tutti insieme, non in scontro, perché qui ne va del bene del paese, qui ne va di imprese assolutamente virtuose, e quindi noi dobbiamo far passare il messaggio che la cura dell'ambiente passa attraverso l'educazione e i sistemi. Noi dobbiamo aiutare i comuni, noi dobbiamo creare le piattaforme. Io l'altro giorno ero a un convegno sui RAE, per esempio, no? Sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche, il cannibalismo che si fa su questi prodotti, perché poi alla fine parliamo, ma non si agisce di conseguenza. Il fatto che oggi le imprese debbano dimostrare, per ricevere le autorizzazioni, di essere in linea con la legge Ronchi, che è stata una legge meravigliosa che ha cambiato il sistema, ma ormai è datata al 98, fa sì che pochissime imprese possano dimostrare di essere in linea con una legge ormai obsoleta. Quindi prima cerchiamo di attualizzare. Prima il legislatore ha il dovere di confrontarsi, e dopo il confronto creare
un sistema di regole che sia il più possibile la sintesi delle esigenze di ognuno. Quindi noi siamo lì per questo. Quindi io non smetterò, noi non smetteremo di fermarmi, di lavorare da questo punto di vista, di ascoltare tutti. Io sto cercando proprio di capire quel mondo della plastica. Io vengo da una città in cui c'è un'azienda importante che si chiama Montello, che è una delle prime nel mondo del riciclo della plastica. Io vedo che cosa si fa, quindi sosteniamo il virtuosismo. Ecco, vi ringrazio. E ringraziamo il senatore Gallone per quello che credo possiate considerare un impegno. E adesso diamo la parola al sottosegretario all'ambiente, l'onorevole Vania Gava della Lega. Grazie. Buongiorno a tutti, sono io che ringrazio voi e mi scuso perché avrei voluto stare con voi tutta la mattina, ma come ricordava la collega Gallone devo seguire due commissioni oggi col DEF, stamattina al Senato e nel pomeriggio alla Camera, e quindi sono arrivata solo ora. Io invece ringrazio il professor Pepe, tutti gli ospiti e tutti coloro i quali hanno portato un contributo a una giornata importante come oggi, perché il tema è un tema di grande attualità, è un tema che purtroppo ha preso una piega, come ricordavano gli ultimi interventi, una piega negativa, con il voto che è stato fatto in Parlamento europeo e che fortunatamente anche tutti gli europarlamentari della Lega hanno votato contro. Perché è chiaro che la plastica purtroppo sta invadendo i nostri mari, è vero, però è inutile fare lo spot con il pescetto che ha la plastica in bocca, perché il pescetto non deve mangiare né la plastica, né il vetro, né l'alluminio, né le corde, cioè il rifiuto va comunque differenziato, ma non è che per eliminare un problema si debba eliminare un prodotto. Ci sono almeno 9 o 10 omicidi stradali al giorno in Italia, ma non per questo andiamo a eliminare le auto, andiamo piuttosto a combattere quella che è la legalità, la circolazione stradale, andiamo a maggiorare le pene, ma non si va a togliere dalla circolazione le auto. Io credo che insomma dobbiamo trovare un sistema al giorno d'oggi, con gli studi e le ricerche che sono state fatte in questi anni, dobbiamo andare a trovare una soluzione affinché possiamo garantire il diritto all'ambiente, il diritto all'economia, il diritto al lavoro. Andare a bloccare industrie come quelle della plastica in Italia vuol dire andare a bloccare un comparto che crea lavoro, un comparto che ha creato economia, che ha creato posti di lavoro in questi anni, ma soprattutto che ha investito in questi anni. E un dubbio mi viene del perché questo comparto in Italia debba essere penalizzato e invece vengono agevolati mercati come quello della Francia e della Germania che hanno investito nel Tetra Pak. Un dubbio mi viene, però questo insomma dobbiamo tenercelo, ma dobbiamo anche combattere e sapere che dobbiamo combattere per un'Europa che tuteli il nostro paese e che non affossi le nostre imprese. E arrivo proprio da una conferenza stampa alla Camera dove abbiamo presentato due proposte di legge importantissime, uno per quanto riguarda i rifiuti e quindi per l'avvio di nuovi impianti, per la revisione del testo unico che ormai è datato e ha più di 19 anni e quindi è ora di rivederlo, perché negli anni, soprattutto in questo comparto, le tecnologie hanno fatto passi da gigante. E quindi un disegno di legge importante e un altro per le bonifiche dei siti contaminati.
Per creare economia dobbiamo dare la possibilità a chi investe nel nostro paese, dobbiamo dare la possibilità di procedure snelle, di semplificazione e dobbiamo attrarre gli investimenti qui nel nostro paese se vogliamo far ripartire l'economia e soprattutto i posti di lavoro. Quindi tornando al convegno di oggi, ben venga che ci siano delle persone che la pensano anche come me, perché da un po' che lo dico, no? Ma sembra che come sottosegretario all'ambiente, quando uno dice ma le plastiche monouso non possono essere bloccate, sembra quella che è contro l'ambiente. No, la mia politica è quella di dire accompagniamo le aziende a lavorare e a lavorare bene. Il mio non deve essere un ministero del no, ma deve essere un ministero di accompagnamento con le aziende a lavorare bene, ad investire nel nostro territorio e a portare avanti comunque le linee di salvaguardia dell'ambiente. Soprattutto nell'ambito della plastica, dove sono stati fatti passi da gigante, soprattutto nella ricerca in questi anni e anche nell'utilizzo, insomma, in ambito sanitario, mi viene da pensare, le plastiche monouso in ambito sanitario, non vorrei tornare, insomma, ai tempi di mia nonna che metteva a bollire la siringa di vetro. Quindi io credo che ci siano, insomma, dei settori, ma anche le plastiche monouso e le stoviglie monouso. Abbiamo fatto passi da gigante anche per quanto riguarda l'utilizzo, ma soprattutto nei paesi emergenti dove non bevono più le acque fangose ma gli arriva la bottiglietta di plastica. Quindi io credo che non ci sia stato solamente, come posso dire, che non sia stata tutta questa negatività, ma anzi abbia portato dei benefici. Certo è, e sono d'accordo con chi è intervenuto prima, che dobbiamo fare, ma è doveroso fare. Guardate, io lo ribadisco, probabilmente sembrerò anche ridondante, ho fatto l'amministratore locale e quindi so che cosa vuol dire amministrare un territorio. Dobbiamo fare, ma dobbiamo puntare sull'educazione ambientale, sul senso civico delle persone, perché non solo la plastica, ma nessun rifiuto va abbandonato. Dobbiamo lavorare affinché il rifiuto anche nel nostro paese diventi una risorsa e non sia un problema. E lo chiudiamo solamente con una circolarità, che è quella dell'avvio degli impianti per la chiusura dell'economia circolare. Dobbiamo fare un'educazione ambientale soprattutto ai ragazzi e ai bambini. Con questo non vuol dire che dobbiamo obbligare i nostri bambini a diventare vegani, ad andare solo col treno in bicicletta perché non possono prendere l'aereo. Dobbiamo educarli per farli vivere in un mondo, ma soprattutto di un mondo fatto di convivenza con delle regole dove possiamo vivere bene, sfruttare le nuove tecnologie, ma soprattutto in un'ottica di tutela ambientale. E quindi davvero non voglio portare via molto tempo a voi e io purtroppo devo riscappare, vi chiedo scusa davvero, vi ringrazio ancora, ringrazio la dottoressa Maglie per la giornata di oggi, ringrazio tutti i relatori, ringrazio voi per aver partecipato e grazie di nuovo al professor Pepe. Bene, credo che possiamo e dobbiamo ringraziare il sottosegretario perché ha preso degli impegni precisi a nome della Lega e a nome del governo di cui è sottosegretario. Vedete che viene fuori in continuazione questo tema dell'educazione e della comunicazione. Ricordiamocelo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché l'una non si fa senza l'altra e viceversa, e se c'è un difetto di un'altra ecologia, di un altro ambientalismo, è proprio quello di essere
inferiore alla capacità straordinaria e travolgente di comunicazione dell'altra parte, quella diciamo così totalitaria, quella estremista, quella profondamente ideologica. Non è che dobbiamo fare l'anti-Greta, per carità di Dio, io sono contraria alla strumentalizzazione di una minore, ma dobbiamo avere la capacità di rispondere punto per punto laddove riteniamo che l'ideologia sostituisca la ragionevolezza e sostituisca il buonsenso e lo sviluppo economico. Grazie ancora a Vania Gava e per l'ultimo intervento della giornata la parola al Presidente di Fare Ambiente che ha organizzato questo convegno, il professor Vincenzo Pepe. Grazie. Grazie a tutti. Ma è un po' emozionante oggi, con Confida e con Corepla, non vedo Cioffi, con Luna Gomma. Proprio 12 anni fa, quando, cara Giovanna, con dei professori universitari parlavamo dell'ambientalismo italiano, ci chiamavamo tutti il diritto dell'ambiente, ma ci piace l'ambientalismo italiano? Tutti dicevano no. Cioè, perché non ci piace? Perché è un ambientalismo post-sessantottino, ideologico e fondamentalista, che fa identificare l'ambiente per il no. Se voi chiamate gli ambientalisti, quelli che dicono no a tutto. E questo non è lo sviluppo sostenibile. Lo sviluppo sostenibile è lo sviluppo. È prima lo sviluppo, e lo sviluppo comporta un rischio che deve essere sostenibile. Non esiste sviluppo a rischio zero. Io per venire a cosa dalla macchina, l'automobile, il rischio, il benzene, tutte queste, tutto, la plastica, no? Ma qual è il rischio minore per una buona qualità della vita? Perché l'ambiente è qualità della vita, è il benessere, è lo stare bene. E ci siamo inventati fare, perché gli altri invece facevano la contemplazione. E quindi avevamo visto che c'era uno spazio, anzi, noi eravamo professori, io sono professore di diritto costituzionale, figuratevi, no? Cioè, avevamo delle difficoltà organizzative, non sapevamo come si fa. Ricordo il mio collega di diritto urbanistico dell'Università di Firenze, disse vai a fare un banchetto davanti nella piazza principale sulla mobilità sostenibile, e poi dice ma che è il banchetto? Cioè, eravamo proprio, però c'era un'idea forte, c'era un pensiero forte, che è l'ambientalismo ragionevole, che è l'ambientalismo dello sviluppo sostenibile, cioè saper coniugare il progresso del paese, lo stare bene, contro un sociologo dilagante in questo momento, che è un certo Latouche, il quale predica la decrescita. Io non so se è felice o infelice, forse sarà infelice. No? Cioè questo del tornare indietro fosse per... No, invece il progresso è andare avanti, è la ricerca. E anche l'economia circolare. L'economia circolare è un'altra che l'innovazione, è il riciclo. E noi, io prima di... mi scuso che sono arrivato in ritardo, ma ho avuto il dibattito a Rai 2 Mattina, con cui abbiamo deciso che su questo tema della plastica fare anche Rai 2 Post, che bellissimo incontro, dove nel mettere anche a confronto chi ha un'idea, non ci deve essere in Italia solo un pensiero unico, che è quello, non so, politicamente corretto. Io sono contro quel pensiero unico, perché io sono per lo sviluppo ragionevole di questo paese. Perché il fondamentalismo, prima o poi, nuoce alla causa, qualunque tipo di fondamentalismo. Noi invece riteniamo che questo paese debba avere una forte sensibilità ambientalista, perché l'ambiente è un valore, è la qualità della vita, è lo stare bene. L'ambiente non è una materia. Dentro l'ambiente sono i trasporti, c'è il mare, c'è l'agricoltura, c'è la salute, c'è la finanza, c'è tutto dentro. L'ambiente è un valore, e il valore è un comportamento che quotidianamente ognuno di noi deve avere rispetto all'ambitus, all'umwelt, all'environnement, cioè tutto ciò che ci circonda. E quindi questo atteggiamento parte dall'educazione ambientale. E io ringrazio tutti i parlamentari, sono contento perché è venuto destra, centro, sinistra, con sensibilità anche talvolta diverse, ma con un unico obiettivo. E mi è piaciuta Vania, che poi voglio pure bene, anche se abbiamo certe volte qualche cosa, che l'educazione ambientale come disciplina obbligatoria nelle scuole, poi anche per il manifesto che noi abbiamo fatto per le plastiche. Educazione ambientale mi sembra una cosa così scontata. 12 anni fa io ho tentato di introdurre, di fare la legge sull'obbligatorietà dell'insegnamento dell'educazione ambientale nelle scuole, come l'educazione artistica,
come l'educazione musicale, che sono delle cose nobili, ma l'educazione ambientale, il comportamento che noi dobbiamo avere nei confronti di tutto ciò che ci circonda, posto o non posto le norme, che è un grado di civiltà. Io nei confronti della plastica cosa devo fare? Devo mettere il bicchiere, utilizzo, metterlo per il riciclo nell'apposito, o buttare la mamma, ma qualunque altro tipo di prodotto. E questo poi Lavagna aveva ragione, no? Pensate alle sostanze chimiche che noi utilizziamo tutti i giorni e che noi non abbiamo educazione. E io purtroppo non ci sono riuscito. Io tanti dico pure alla Galloni, ecco. Io ricordo quando c'era la Germini al Prestigiano, noi eravamo nati da poco con questa bella idea di ambientalismo altro, diverso da quello tradizionale, ma con l'unico obiettivo, quello del benessere, cioè dello stare bene, di tutelare l'ambiente ma anche valorizzarlo e promuoverlo. Purtroppo io non ci sono riuscito, perché tutti sono d'accordo, ma anche nell'altra legislatura, anche, cioè in tutte le legislature, tutti dicono sì, introduciamo l'educazione ambientale, che bella cosa, poi il romanticismo è bellissimo, no? Nell'ambientalismo della contemplazione, il romanticismo è bello. Poi la realtà è un'altra cosa, la ragionevolezza delle scelte, qual è il rischio minore per una buona qualità della vita, atteso che sviluppo comporta un rischio e il rischio zero non esiste. E questa è la filosofia, per cui io ho sposato subito la causa di Confida, tanto vi ho citato anche per passata la cosa in televisione, dice io adesso vado al Senato perché con Confida, con Corepla stiamo discutendo perché plastica free. Che significa plastica? È come il comune denuclearizzato, vi ricordate? Comune denuclearizzato significa che tu vai in quel comune, ah che bello, il sindaco mi disse, un sindaco di 1000 abitanti mi disse, ah professore, noi siamo denuclearizzati, ah che bello, non avete neanche una farmacia, noi ne abbiamo 3, non avete neanche un laboratorio di analisi, noi facciamo pure le TAC, allora scusi, ma tu che denuclearizzato sei? Tu non sei denuclearizzato, tu sei fesso e scemo. E utilizzi l'ambientalismo come organizzazione del consenso che non porta neanche grandi numeri, perché l'ambientalismo italiano non riesce neanche a tradursi in forza politica se non dello 0, qualche cosa di un prefisso telefonico. Questo diversamente da altri paesi dove l'ambientalismo è moderno, dove l'ambientalismo raggiunge anche consenso forte, ma forse in Italia, ma nessun paese c'è bisogno di partiti politici che fanno solo ambientalisti, perché se l'ambiente è un valore deve essere al primo posto nella gerarchia di ogni raggruppamento politico, perché è lo stare bene, e lo stare bene è l'immaterialità anche, che è l'armonia con il, questo è il nostro ambiente in questo momento. Vedete, qua di naturale forse siamo solo noi, non c'è neanche una pianta. Nessuno ha portato neanche la brambilla, mi spiace per aver portato i cani che lei ama follemente, e gli animalisti sono pericolosi. Te lo dice uno che ha 1300 guardie zoofile, che sono polizie giudiziarie, polizie amministrative. Gli animalisti noi li teniamo fuori, dico bene comandante, li teniamo fuori perché sono pericolosi. Pericolosi per se stessi, ma soprattutto per la comunità. Noi siamo per un ambientalismo ragionevole, e per cui io sono d'accordo. Che sicuramente io non voglio morire in un mondo di plastica, sicuramente io voglio essere ragionevole, ma demonizzare la tecnologia a priori, questo non è ambientalismo ragionevole, questo è essere contro lo sviluppo sostenibile e l'economia circolare, che non è il buonismo, è la ricerca, che non è il buonismo. Lo sviluppo sostenibile è un concetto complesso, anche difficoltoso, non è la formula magica, perché già facciamo sviluppo. Abbiamo risolto tutti quanti i problemi. E su questa direttiva noi l'abbiamo anche assieme, devo dire, alle organizzazioni degli imprenditori che vogliono lo sviluppo del paese. Noi dobbiamo guidarli, noi dobbiamo aiutarli nella crescita. E abbiamo analizzato la direttiva e abbiamo chiesto innanzitutto che non finisce qua stamattina. Cara Giovanna, sarei coinvolta, e dico anche alla Gardini, che è bravissima, devo dire, non finisce qua, perché questo tipo di sentimento, di sensibilità, di ambientalismo altro, quello ragionevole, quello di Patrick Moore, americano, quello europeo, noi dobbiamo diffonderlo nel nostro paese, dicendo che non c'è solo un tipo di ambientalismo, quella è pure tanto simpatica come Treccine, Greta, e ha svolto anche un ruolo importante, cioè ha portato avanti il sentimento dell'ambiente, poi come si declina questo valore che ambiente ha sensibilità diverse,
È giusto che sia così. E io quando 12 anni fa mi sfumavo, cioè, c'era una trasmissione ad Ambiente Italia, Rovera, che mi sfumò, perché io dicevo che forse la TAV aiutava allo sviluppo sostenibile del paese, che era meglio andare su rotaia e non su gomma, e mi disse che io non ero un ambientalista. Poi un altro disse: guarda, io sono presidente di un'associazione ambientalista riconosciuta dal Ministero, ma sono da 25 anni professore di politica e di diritto dell'ambiente, quindi qualche cosa ogni tanto la capisco, no? Sono altri per i libri che ho scritto, che sono stati pure tradotti, forse qualche cosa capisco. E lei non ha il diritto di sfumarmi solo perché io non mi uniformo ad un pensiero dominante, ad un pensiero a quel politicamente corretto. Io voglio essere politicamente scorretto quando ritengo che ho una ragione da portare avanti. E poi i cittadini scelgono nel pluralismo delle idee, nel pluralismo. Oggi è cambiata la sensibilità, lo dico anche a voi industriali. Oggi comincia a farsi, vedete, oggi sono venuti tutti i gruppi parlamentari, rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, già questo è un segnale. In altri tempi forse non sarebbero manco venuti, no? Non sarebbero venuti perché significava forse, e io ringrazio anche Patti, che è una ricercatrice, che è molto sensibile a questi problemi, con cui quotidianamente mi confronto sull'innovazione, che è lo sviluppo del paese. Noi che cosa vogliamo? Per cui dico a Confida, non finisce qua, vogliamo le audizioni nelle commissioni. Noi chiederemo a tutte le commissioni, già in verità ho chiesto a molti amici parlamentari, di andare a rappresentare un altro pezzo del cielo, quello che dice che bisogna con ragionevolezza utilizzare la tecnologia nuova, che non va demonizzata, perché se le aspettative di vita oggi nostre superano i 90 anni grazie anche alla tecnologia, tu vai in ospedale e ti curano con la tecnologia. 50 anni fa, 100 anni fa, mica c'era l'aspettativa di 90 anni. C'è pure qualche amico nostro che pensa di vivere 100 anni, amico suo più che altro, però io dico che grazie alla tecnologia che produce un rifiuto, e quel rifiuto ovviamente con modo responsabile va messo in un posto. Ad esempio, scusa se io sto divagando, poi dopo leggerò il manifesto che abbiamo fatto assieme. Quel rifiuto, ad esempio, radioattivo degli ospedali, mi dite dove va? Io sono stato all'ISPRA, sono stato presidente del comitato scientifico dell'ISPRA, e quando io chiedevo, scusate, ma i rifiuti radioattivi degli ospedali, chi uno vuole? Si salvano delle vite umane con quel rifiuto, dove va? Ci sono 107 siti segreti in Italia, e quando io dico siti, ma non è meglio sapere dove che non la segretezza? È ragionevolezza e responsabilità questa, per cui io voglio continuare a fare questo tipo di battaglie per affermare sempre più un'ecologia, un ambientalismo in Italia che sia quello del buonsenso, quello che poi devo dire che anche Matteo Salvini l'altro giorno mi ha detto: ah, ma quello è del buonsenso, io sposo completamente questa filosofia di fare ambiente. Ma 12 anni fa, sapessi, ho detto, caro Matteo, com'era difficile quando io entravo in un convegno e dicevo di fare ambiente, fuori, cioè mi cacciavano. E poi che dicevo? Dicevo delle cose banali, per cui io mi sorprendevo anche, ma come, io dico che bisogna essere di buon senso, senza sì o no a priori, ma essere ragionevoli nel dire. Io non posso dire che domani mattina devono chiudere tutte le industrie che fanno plastica, perché com'è bello il monouso, com'è bello il bicchiere di, io ho fatto delle cose bellissime, mi ha detto delle cose che manco io sapevo. Quindi noi quello che chiediamo ai parlamentari, che vi sia audizione in tutte le commissioni, che il recepimento sia un recepimento parlamentare e quindi anche con un'ampia discussione, e il potenziamento della raccolta differenziata e ciclo nell'ottica dell'economia circolare. Io devo dire che lui poi mi ha messo in crisi quando mi ha detto: ma lei in ospedale, va in ospedale, beve nel bicchiere di vetro o nel bicchiere di plastica con l'apposito contenitore dove va buttato e poi va al riciclo? Lei deve scegliere tra una cosa e l'altra. Per motivi igienico-sanitari, lei che cosa sceglie? E questo dicevo pure alla mia amica Patti. Io bevo nei bicchieri di plastica. Per motivi igienico-sanitari e perché la qualità della vita, perché se ambiente è qualità della vita, è anche questo tipo di scelta. Quindi non posso demonizzare a priori. Demonizzare a priori è sempre sbagliato. Demonizzare a priori la tecnologia significa che io per venire qua da Sacsalupra qua ho preso il taxi, io volevo prendere il cavallo. Era tanto romantico,
no? Era tanto romantico il cavallo, ma il cavallo non c'era, e per chi ci ho impiegato 20 minuti e ha migliorato la qualità della vita. Poi, più impianti e tecnologie per il riciclo, più impianti e tecnologie per il, sempre l'educazione ambientale, vedete, perché poi qualcuno ha detto una cosa molto bella, ha detto ma scusi, parliamo della plastica che noi non dobbiamo buttare, dobbiamo mettere a riciclo nel mare, ma noi nel mare buttiamo tante altre cose, è la sensibilità, è il grado di civiltà. Non voglio parlare della Campania in questo momento, che manca un impianto di compostaggio e che porta in questo momento, questo lo dico anche al ministro, qui poi gli voglio pure bene perché lui è campano. Sono 25 anni che c'è un'emergenza rifiuti in Campania, forse pure di più. Io ricordo che ero, all'epoca iniziavo a fare politica e diritto ambientale all'università e sono 25 anni di emergenza. E i rifiuti sapete dove vanno in questo momento? Vanno ad Amsterdam, che è un atto di inciviltà. C'è un principio comunitario del diritto ambientale, chi inquina paga. E sapete che significa che non significa che io devo pagare la sanzione, no, devo accollarmi il rischio di un impianto per pagare il benessere del mio consumismo. Perché quel principio, i principi comunitari del diritto ambientale sono la prevenzione, bisogna fare molta prevenzione, precauzione, riduzione della fonte, chi inquina paga, ma chi inquina paga non significa solo che io devo pagare la sanzione, devo pagare anche in termini di rischio ambientale, se io voglio quel tipo di benessere, è la società, ma la modernità e lo sviluppo del paese. Quindi più impianti, e chi dice che non vuole fare nessun tipo di impianti vuole il male di questo paese, perché portarli all'estero significa non solo i costi ma atto di inciviltà. Meccanismi premiali per l'uso delle materie prime seconde e un credito di imposta per i prodotti contenenti plastica riciclata. Questo lo dico ai parlamentari, questa è una bellissima iniziativa che chi può fare. E poi campagne di educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla raccolta differenziata. Non basta mai sensibilizzare le persone, quindi tante campagne e poi queste ordinanze di plastic free. Vado alle conclusioni. Ordinare, ma ha fatto così il romanticismo, guarda, è così bello, io faccio il sindaco, no? Adesso anche i consorzi, ho visto, fanno plastic free, ma plastic free significa totalmente annullare la plastica, eliminare la plastica in una comunità. Ma secondo voi è possibile? No. Allora il romanticismo, che noi dobbiamo dire, dobbiamo fare campagne di educazione per il riuso, per il riciclo, per l'utilizzo sostenibile e razionale, per l'innovazione, per la ricerca. Mi dispiace che Versace se n'è andato, mi aveva querelato, dovevo pagare, poi ho detto io che lo dicevo, 24 milioni di euro. Quando mi è arrivata la citazione in giudizio per 24 milioni di euro, io la notte non ho dormito, ma non per, 24, cioè per la citazione che io avevo avuto da Novamont, perché non sapevo quanto erano 24 milioni di euro. Non capivo, 24 milioni di euro, ma quindi allora cercavo di tradurre in lire, capacità di acquisto, ma io non ce l'ho, il problema non si pone. E perché noi già negli anni passati avevamo fatto questo tipo di ragionamento, no? Che sicuramente noi siamo molto attenti all'innovazione, siamo molto attenti al biodegradabile compostabile, siamo molto attenti, però poi scientificamente dobbiamo valutare se ne vale la pena, fino a che punto ne vale la pena. Questo è un ragionamento. Ma quando io dicevo questa cosa avevo le altre associazioni ambientaliste, che pure quelle mi hanno querelato diverse volte, mi hanno. Però adesso mi sono talmente abituato che quando mi arrivano queste cose, mentre prima io stavo male, adesso non ci sto male, perché dico faccio bene, perché dico vado a toccare forse sensibilità consolidate e vado a dire che forse non sono giuste. Quindi le ordinanze di plastica, forse fate bene voi a dire ma sono nulle. No? Perché quando vanno contro la direttiva, vanno a vietare cose che la direttiva non vieta, il bicchiere di plastica, forse sicuramente significa smuovere qualche cosa. Quindi chiudo dicendo, io sono soddisfatto di tanti parlamentari, ma anche l'associazione, però dobbiamo continuare. La battaglia è molto complessa perché significa scrostare concezioni ideologiche forti, fortissime in materia di politica ambientale, però noi ci siamo, noi siamo contenti di essere qua e di fare,
Per questo ci chiamiamo Fare Ambiente. Faber, homo faber, fortuni sue. Noi siamo gli artefici del nostro futuro. Tant'è che nel mio ultimo libro pubblicato con l'amico Cairo, io pensare al futuro. Pensare al futuro e pensare allo sviluppo sostenibile del paese. E vedete, io sono sempre contrario a chi dice ah, lo sviluppo, com'è bello, gli uccellini nel mare, nelle montagne, sono là a vedere quel mondo bucolico, no? Che bello! Però lo sviluppo è un'altra cosa. E la sostenibilità non è buonismo, è accettazione del rischio, il rischio che è dello sviluppo. Il rischio zero non esiste, io vorrei tanto, rifiuto zero. A casa mia non ci riesco, poi mia moglie gli ha dato delle regole precise. Nonostante le regole precise, noi rifiuto zero. E che confine fa l'altra frazione? Quella dove non siamo stati così bravi, educati, a separare tutto e far sì che dove va? Io non vorrei che andasse all'estero, no? Vorrei che fosse quella frazione che deve essere sempre minore, io sono d'accordo, possa andare per produrre energia in impianti, che quelli sì siano controllabili e non invece le discariche, che sono il male peggiore per l'ambiente. Io vi ringrazio e continuiamo, Corepra, con voi continuiamo a fare l'ambiente. Grazie. Bene, abbiamo concluso in bellezza. Voi sapete che si dice sempre alla fine di un convegno, facciamo in modo che non sia stato inutile questo convegno, che ne vengano fuori cose, e non è detto che accada, ma sta solo a voi, a noi. Io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e anche una buona Pasqua. Grazie.